nel capitolo 11 ciò che Paolo ha ricevuto riguarda la celebrazione eucaristica e il significato del rito, di questa memoria rituale che Gesù ha consegnato ai suoi apostoli. Tenete conto che prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, riprende, o probabilmente dobbiamo pensare, gli evangelisti riprendono una tradizione paolina perfettamente identica. Ricordate che i Vangeli sinottici raccontano e danno molto spazio alla istituzione dell'Eucaristia, a quella che un grande conoscitore del Nuovo Testamento, che è padre Xavier Léon Dufour, chiama memoria rituale, la memoria, il ricordo del rito. Prese il pane, prese il calice e così via, lo diede ai discepoli e disse. Perché dico questo? Perché, e ritorneremo su questo punto, il Vangelo di Giovanni invece si discosta da questo racconto della memoria rituale, come ben sapete. Di quella sera, che forse anche qui impropriamente noi chiamiamo quella la sera dell'ultima cena, Giovanni ricorda solo la lavanda dei piedi, nel capitolo 13 del suo Vangelo. Lì abbiamo più che l'indicazione di una memoria rituale, l'indicazione di una memoria diaconale. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Come ho fatto io, così facciate anche voi. Vi ricordate la consegna di Gesù? Lì non si parla dell'istituzione dell'Eucaristia. Quando Giovanni deve parlare dell'Eucaristia, farà quel bellissimo affresco che è il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, cioè il racconto della moltiplicazione dei pani. Quello è il capitolo eucaristico per eccellenza. Ma della sera dell'ultima cena Giovanni ricorda semplicemente il gesto della lavanda dei piedi. Tornerò su questo punto, ma vi dicevo, siccome dobbiamo riflettere su questa dinamica di ricevere e trasmettere, perché anche noi, fratelli, possiamo, alla luce delle scritture, perché siamo inseriti in Cristo per il nostro battesimo e da Lui riceviamo questa parola, riflettere su cosa bisogna trasmettere perché si è ricevuto. Paolo dice: io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, e cioè che cosa? Lui lo chiama Vangelo, Evangelion, buona notizia. Per noi la parola Vangelo spesso fa riferimento al libro del Vangelo, cioè ai nostri Vangeli, quelli che leggiamo. Dovete sapere che la parola Vangelo comincia a indicare un libro solo dal secondo secolo dopo Cristo. Prima la parola Vangelo significa altro, non individua un manufatto, il libro che è stato scritto, ma Vangelo è sinonimo di kerygma. Kerygma. Kerygma è una parola greca che non abbiamo tradotto. Sapete, tante parole greche sono passate nella lingua italiana senza essere tradotte. Per esempio, una parola a voi tanto cara, la parola carisma. Carisma. Carisma non è una parola tradotta, è una parola greca che è rimasta nella sua formulazione greca anche nella lingua italiana. In italiano poi ha assunto un altro significato, non quello di San Paolo, ma questo accade, è un fenomeno che spesso nelle lingue accade, che accade pure per il termine kerygma. Cos'è il kerygma? Kerygma, vi dicevo, una parola che viene dal verbo keriusso, che vuol dire annunciare con solennità, a voce alta, non a voce bassa. E fa riferimento all'attività del banditore. Sapete, prima non c'era internet. Quando c'era una notizia importante da dare al popolo, c'era un banditore che andava nei crocicchi delle strade, nelle piazze, richiamava la gente e ad alta voce annunciava gli evangelia, cioè le buone notizie. Per esempio, al tempo dell'impero, una buona notizia poteva essere la nascita del figlio dell'imperatore.
oppure che l'esercito ha vinto una battaglia. Questi venivano chiamati Evangelia al plurale, mai Evangelion al singolare. Evangelion è un termine tipicamente cristiano. Allora Paolo dice: io ho ricevuto una buona notizia, che annuncio solennemente, che vi trasmetto solennemente, senza vergogna, a parole alte, a parole forti, con voce sonante. Qual è il contenuto di questo cherigma? Che costituiva il nucleo della fede dei nostri fratelli che nella fede ci hanno preceduto. E che Gesù Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto, fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, apparve a Cefa, ad altri fratelli, vi ricordate, e in ultimo a me, come a un aborto. Questo Paolo annunciava. Questo era il contenuto che veniva trasmesso. Il cherigma, cioè l'annuncio del mistero pasquale. La fede aveva questo contenuto. La fede dei nostri fratelli, che nella fede, vi dicevo, ci hanno preceduto e che questa fede hanno trasmesso. Noi veniamo da questa trasmissione della fede che di generazione in generazione ha raggiunto anche noi. Attorno a questo nucleo fondamentale poi sono stati aggiunti alcuni fatti della vita di Gesù, alcune sue parole. Vi ricordate cosa dice Pietro nella prima predica che fa negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2? Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, con prodigi e segni che voi avete inchiodato sul legno della croce, Dio lo ha risuscitato, perché non poteva tenerlo in potere della morte. E cita il Salmo. Vedete, Pietro fa riferimento al cherigma, cioè al mistero pasquale, ma fa riferimento anche a parole e a fatti che Gesù ha detto, che Gesù ha compiuto. Da questa predicazione provengono quelli che noi leggiamo, i Vangeli. Perché i Vangeli non sono altro che il cherigma, il mistero pasquale allargato. Quando noi diciamo che siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, noi non siamo chiamati, fratelli e sorelle, ad raccontare i fatti della vita di Gesù. Perché? Facciamo attenzione a questa dinamica della paradosis, della trasmissione. Guardate Paolo. Dice: io vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto, cioè che Gesù morì per i nostri peccati. Sta parlando di un fatto: Gesù morì. È un fatto, un avvenimento. Ma di questo avvenimento dà subito una interpretazione. Morì per i nostri peccati. Che vuol dire? Che morì a causa dei nostri peccati? Oppure morì in favore dei nostri peccati? Perché quel per può essere variamente interpretato. L'importante però è sottolineare questo aspetto. Il fatto, Gesù morì, e la sua interpretazione, secondo le scritture. Fu sepolto. Notate che della sepoltura racconta solo il fatto, non dice altro. Fu sepolto. Terzo momento, fu risuscitato, non risuscitò. In greco c'è un passivo, egerte, fu risuscitato dalla potenza di Dio. Secondo le scritture, vedete, il fatto e l'interpretazione del fatto. E infine apparve. Anche qui, come per la sepoltura, l'apparizione, Paolo racconta solo l'avvenimento, il fatto. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che nella trasmissione della fede, noi siamo chiamati a trasmettere, come a noi è stato
trasmesso, trasmettere alle generazioni future una fede che ha per contenuto un fatto, un avvenimento, non un'idea. Il mistero pasquale non è una parola vuota, non è un'idea iperuranica, è un avvenimento, è un fatto che riguarda una persona, Gesù di Nazareth, che ha calpestato la terra di Galilea 2000 anni fa. Ma di questo fatto, di questo avvenimento, si dà anche il suo significato. Morì per i nostri peccati, fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, catatas graphas, dice il testo. E questa sembra una cosa ovvia, ma così ovvia non è, se ci pensiamo attentamente. Perché? Emerge una domanda per noi oggi da questa parola. Quando io trasmetto la parola del Vangelo, qual è l'interpretazione che ne do? Insieme al fatto, all'avvenimento, quale interpretazione do? Come accompagno nella mia trasmissione della fede e del contenuto della fede il fatto che è Gesù Cristo morto, sepolto, risorto e apparso? E qui facciamo un cammino che, a cui il Vangelo ci richiama. Ricordate quando Gesù è lungo la strada e ai suoi discepoli dice: chi dice la gente che io sia? Vi ricordate la scena, capitolo 8 del Vangelo di Marco? La risposta dei discepoli è una risposta splendida. Elia, uno dei profeti. Ma voi, chi dite che io sia? Ora, noi non siamo qui stamattina per fare esegesi. Giuseppe già mi sente in aula, in facoltà, a fare esegesi. Però, permettetemi che vi dica, Giuseppe è lui, è Giuseppe Collura, è un mio studente. E permettetevi che vi dica che la formulazione della frase è una formulazione avversativa. Cioè, Gesù non dice: la gente chi dice che io sia e voi chi dite che io sia. Sarebbe in perfetta continuità. Gesù chiede uno scatto in avanti ai suoi discepoli e dice: la gente chi dice che io sia, ma voi chi dite che io sia? Non e voi, ma voi. Capite che, come dire, se mi permettete l'interpretazione così molto semplice, Gesù dice: di quello che dice la gente mi interessa molto poco, mi interessa quello che pensate voi di me. Ma voi, chi sono questi voi? Questi voi sono quelli che stanno con lui. Come ci sareste rimasti voi se, dopo che siete tanti anni con Gesù, condividete la sua stessa vita, state camminando con lui verso Gerusalemme, Gesù vi dice: e tu chi dici che io sia? Come dire, ma ancora non l'hai capito? E Pietro fa una professione di fede che è accademicamente corretta, una cristologia straordinaria: tu sei il Cristo. Vi ricordate? Pietro nel Vangelo, quando apre bocca, sbaglia sempre. Non sto scherzando. Riflettete. Pietro, quando apre bocca, sbaglia sempre. Questa è l'unica volta che ci prende. Se leggete il Vangelo di Matteo, c'è quasi una sorta di venata ironia. L'unica volta che Pietro ci prende nel Vangelo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ricordate Gesù cosa dice: non sei tu che l'hai detto, è il Padre mio che te l'ha rivelato. Povero uomo, L'unica volta che ci ha preso, perché per il resto Pietro o non capisce oppure si lancia in avanti, ma sbaglia sempre. Qualsiasi cosa dica sbaglia sempre, almeno nei Vangeli sinottici. Diverso nel Vangelo di Giovanni tratta meglio San Pietro, nei Vangeli. Ricordate la parola bellissima del capitolo 6: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Queste sono parole sulla bocca di Pietro. Ma il punto è che Pietro dunque fa una professione di fede
splendida. Tu sei il Cristo. State attenti, noi quando andiamo a